Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. A gran richiesta andiamo a vedere in questo video come acquistare Bitcoin e come trasferire Bitcoin dall'exchange dove andremo ad acquistarli al nostro wallet per ricevere l'airdrop del 3% settimanale che ogni lunedì gentilmente ci vanno a versare nel nostro e-wallet. Perciò facciamolo prima che questo airdrop termini. Andiamo! Eccoci all'interno del CoinMarketCap, la criptovaluta in questione è Bitcoin. Andiamo a vedere come e dove andare a comprare Bitcoin soprattutto. Allora, qui ci fanno vedere che gli exchange di riferimento sono Cryptopia, NoveExchange e CCHEX. Allora, per questione di praticità andremo a vedere Cryptopia quest'oggi, quindi come comprare Bitcoin all'interno della piattaforma Cryptopia. Allora, una volta che avete effettuato il vostro account, avete creato il vostro account e avete confermato via email il vostro indirizzo, allora potrete a quel punto iniziare le vostre operazioni. A differenza di altri exchange, Cryptopia tiene le criptovalute, diciamo, secondarie, oltre a quelle anche primarie, ovviamente, perché possiamo trovare tutte le criptovalute principali, Litecoin, Ethereum e poi una serie di criptovalute che magari prima di arrivare negli exchange principali passano da altri exchange secondari per volumi e altri motivi, insomma. La prima cosa da fare una volta che avete creato l'account è depositarvi Bitcoin. Cliccate sulla B e andate su Deposit. Come potete vedere poi vi si apriranno o tutte le criptovalute oppure la possibilità di scegliere quale criptovaluta volete depositare. In questo caso potete scegliere Bitcoin o Litecoin o quello che volete realmente. Andiamo su Bitcoin. Una volta che cliccate su Bitcoin fate Next e vi darà l'indirizzo e wallet al quale voi dovrete inviare Bitcoin, ovviamente dal vostro e wallet di riferimento. Quindi potrebbe essere Blockchain, Sapo, SpectroCoin, Coinbase, adesso parliamo dei più comuni. Andate nel vostro wallet, fate invia Bitcoin, copiate questo address in modo tale che voi inviate Bitcoin all'indirizzo che avete nelle wallet all'interno di questo exchange. Tempo mezz'ora, 20 minuti, un'ora. Se volete potete andare anche su blockchain.info, dove incollando questo indirizzo potrete fare una verifica verificare realmente in quale stato si trovi la vostra transazione, il vostro trasferimento. Allora, una volta che avete fatto questo trasferimento, troverete che realmente nel vostro balance comunque avrete realmente Bitcoin. Adesso carica un attimino. Se noi andiamo a cercare Bitcoin, adesso ci dà che siamo a zero realmente, perché non abbiamo fatto questa operazione. Ma se avessimo depositato Bitcoin avremo realmente il quantitativo versato. Allora, una volta che ci sono arrivati i nostri Bitcoin, siamo pronti per comprare Bitcoin. Quindi andiamo sull'exchange e andiamo lì ad acquistare Bitcoin. È il momento, quindi andiamo a scrivere Bitcoin qui. Bitcoin. E vedete che escono gli asset, cioè Bitcoin, 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 Litecoin e Bitcoin Doge. Adesso Bitcoin realmente sta scendendo, ma è cresciuto abbastanza nel giro di qualche settimana. Allora, qui come vedete ci compare il grafico di Bitcoin e qua abbiamo due opzioni, o buy o sell. Ovviamente noi in questo caso vogliamo comprare. Qui abbiamo due finestre che ci dicono sell order e buy order, quindi ci dicono in che fascia di prezzo gli altri
compratori e venditori hanno posizionato le loro operazioni, che siano di acquisto o di vendita. Allora, in questo caso, vediamo che il prezzo di acquisto in linea di massima è intorno a 109.000 satoshi, quindi potremmo anche decidere di mettere un ordine lì, o realmente possiamo tranquillamente copiare. Se noi clicchiamo su questo prezzo, praticamente avremo già in automatico riflessa l'operazione, vedete? Sia su buy che su sell. Però questo è per trovare realmente disponibilità immediata per quanto riguarda Bitcore, perché ovviamente se nessuno vuole vendere a quel prezzo, allora noi dobbiamo andare a 109, non è detto che ci arrivi realmente. Allora, se noi vogliamo acquistare subito, immediatamente, senza fare questo tipo di operazioni, che poi entriamo più nel discorso di trading e lo trattiamo in altri video, allora qua vedete che c'è il primo prezzo per quanto riguarda il sell, cioè qualcuno vuole vendere Bitcore a 113. Bene, allora noi possiamo cliccare qui e ci dà esattamente questa operazione, cioè 20, vendono in questo prezzo 27 Bitcore, adesso 28, per un totale di 0,031 Bitcoin. Ovviamente, se noi vogliamo comprare 0,08 Bitcoin, con questo prezzo non ce la facciamo, quindi dovremmo andare a cliccare perlomeno il secondo, in modo tale che abbiamo 0,04 e 0,03, riusciamo ad acquistare un quantitativo di 0,07 indicativamente, giusto per farvi capire come funziona. Una volta che cliccate qua, mettete qui, troverete il balance ovviamente che avete versato, e mettete il numero di Bitcore che volete comprare, ok, 10, potete anche togliere tutti i decimali, ovviamente mettete 10. Mettete 11, mettete quanto volete realmente. Il prezzo l'avete già copiato, quindi va benissimo. E poi vi dicono il totale. Andrete a spendere o a comprare un totale di 0,011 Bitcoin di Bitcore, ok? 10 Bitcore per un totale di 0,0, ok? Qua vi dicono poi le fee, ok. Una volta che avete deciso il quantitativo e il prezzo, allora fate buy BTX. Una volta che farete buy, vi troverete BTX da questa parte nel balance di BTX. Perché? Perché voi siete entrati in possesso di BTX realmente, ok? Quindi poi potrete anche decidere di venderli, oppure li andiamo a trasferire nel nostro wallet di Bitcore. E wallet di Bitcore, che abbiamo visto nell'altro video, dobbiamo scaricarlo da realmente il sito ufficiale, che è www.bitcore.cc, ok? Fate da wallet download Mac, Windows, quello che desiderate, cliccate e poi andate a scaricare ovviamente le wallet di riferimento. Aspettate. Andate a scaricare le wallet di riferimento che corrisponda a quello che voi necessitate. Una volta che avete scaricato le wallet, lo trovate nel vostro PC. E vediamo adesso che realmente noi abbiamo già ricevuto l'airdrop che va via via accumulandosi, perché noi riceviamo il 3% del nostro deposito totale, che aumentando del 3% ogni lunedì, anche il 3% complessivo poi sarà di più. Quindi, come possiamo vedere, più 2,9, più 2,99, più 3,08. Okay? Questo è l'airdrop che arriva settimanalmente. Per fare il trasferimento di Bitcore dall'exchange alla piattaforma, allora dobbiamo fare ricevi, andiamo qui, richiedi pagamento. Una volta che clicchiamo su richiedi pagamento, ci uscirà il nostro indirizzo, scusate, questo qui, non l'URI, ma l'indirizzo. Copiamo l'indirizzo, che possiamo anche fare copia indirizzo da qui, chiudiamo il nostro e-wallet di Bitcore. Il trasferimento sarà velocissimo. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo andare su Withdraw del nostro exchange, ovviamente. Andiamo su Withdraw.
ci dice di selezionare la criptovaluta in questione, in questo caso è Bitcoin, okay. Clicchiamo su Bitcoin, ci dice ovviamente che noi non ne abbiamo, però immaginiamo di aver acquistato 50 Bitcoin, allora faremo amount 50 Bitcoin, occhio che loro poi tolgono, ok? Quindi non ci arriveranno 50 ma 49,9. Bitcoin address, andiamo ad incollare quello che abbiamo appena copiato e facciamo next. Una volta che facciamo next, l'invio dovremo confermare via email il nostro withdraw, cioè dovremmo consentire il prelievo da parte, insomma, della piattaforma. Una volta che diamo l'ok, che confermiamo che siamo stati noi a fare il withdraw, nel giro di 10 minuti dovremo trovare i nostri Bitcoin nel nostro wallet. Ok, quindi la procedura è piuttosto semplice. Bitcoin è cresciuto da quando realmente abbiamo iniziato a parlare di Bitcoin. Oltre ad essere cresciuto di circa un 15-20%, era arrivato anche a un 35%, però adesso con l'incremento anche di Bitcoin, insomma, tutto sta un po' scendendo, il mercato comunque è ancora, vale un dollaro di più rispetto a 2 settimane fa quando abbiamo fatto il primo video. La cosa bella è che abbiamo anche il 3% settimanale. Questo 3% realmente ancora non sappiamo fino a quando durerà. Rimarremo comunque sempre in contatto in modo tale che qualsiasi aggiornamento ci sia per quanto riguarda Bitcoin lo segnalerò assolutamente. Io vi mando un caro saluto, da Marco è tutto, alla prossima, ciao!